Io sono di Rimini e arrivo però da Buonconvento, da dove ho incominciato a camminare con una mia amica e siamo arrivate qua a piedi. Abbiamo messo 12 giorni di cammino, con queste? Sì, e con gli zaini di 12 kg sulle spalle per 250-260 km. Io penso che ci sia stata una emergenza sanitaria ai tempi di, ma già a novembre, dicembre, e che poi l'emergenza sia finita, perché comunque la virulenza del virus è passata. E oggi cosa stiamo vedendo Una grande presa in giro? O forse ci sono altri scopi sotto? Probabilmente vogliono portare l'Italia verso altre situazioni e diversamente non riuscirebbero a allora? Ma fare. c'è il lockdown a Madrid, c'è il lockdown in Siria, c'è il lockdown in tutto il mondo. Eh beh, ma io penso che i burattinai siano molto più in alto, insomma. Quando arriverà il vaccino, lei lo userà? Sicuro? Io sono naturopata. Qual è la pianta adatta per il Covid, contro il Covid? Oh, questo è una domandona, non lo so, bisogna pensare al sistema immunitario, bisogna pensare a mangiare bene, bisogna pensare a fare sport, una vita sana, respirare bene. Arriva il Covid, cosa faccio? Sicuramente prenderei immediatamente contatto con i migliori professionisti e virologi che sono stati messi al bando come fossero dei delinquenti, vedi il professor Tarro, allievo di Sabin, vedi Montagnier, cioè li abbiamo trattati come fossero dei poveri imbecilli, a discapito di chi magari un virus non sa neanche come è fatto, però le comparsate in televisione le faceva.